Iniziamo questa seconda giornata di corso sulla fotografia argentica bianco e nero. Ieri abbiamo fatto una pre-chiacchierata più, diciamo, romantica sul perché ci si deve fare un perché. Ancora nel terzo millennio non solo scattare a pellicola o anche a pellicola, ma scattare in bianco e nero, diciamo, per stringere in una sola motivazione il perché. Io avevo parlato di questo grande fotografo tedesco, nonché più conosciuto come regista, che è Wim Wenders, che una volta disse che il mondo è a colori, ma la realtà è in bianco e nero. Poi abbiamo detto che fino a non pochi anni fa tutti i quotidiani erano in bianco e nero e nessuno si lamentava della mancanza del colore, anche se i settimanali erano già a colori. Abbiamo detto che la televisione era in bianco e nero, nessuno si lamentava del fatto che la televisione fosse in bianco e nero, e invece dico oggi che, per esempio, in anni non sospetti, quindi intorno al 2000, i fratelli Coen fecero un film che si chiamava L'uomo che non c'era e che era stato girato volutamente in bianco e nero, ma non per problemi di budget, quindi di usare una pellicola in bianco e nero anziché colore, perché non c'erano fondi, perché i fratelli Coen chiaramente disponibilità l'hanno sempre avuta. Perché? Perché il linguaggio fotografico del bianco e nero è un linguaggio fotografico a sé stante, nel senso, una volta era un linguaggio obbligato perché non era stato ancora inventato il colore, ma una volta inventato il colore, comunque il linguaggio fotografico bianco e nero ha continuato a coesistere, così come ancora oggi in pittura ci sono fior di pittori, disegnatori che disegnano in modalità monocromatica. Quindi facciamo attenzione a non distinguere, come dicevo ieri, il progresso, quindi per esempio l'introduzione del colore, col fatto che, siccome c'è un nuovo sistema di registrazione delle immagini, di dimenticare, di pensare che questo nuovo sistema vada a sostituire il sistema precedente. Il colore, a mio modestissimo parere, ritengo che sia molto meglio farlo utilizzando sistemi digitali, per il semplice motivo per cui oggi, se si scatta sulla pellicola negativa a colori, ma questo ancora già 20 anni fa, la pellicola negativa a colori, che ha come fine ultimo la stampa, per essere stampata la pellicola comunque anche nel minerale veniva digitalizzata e poi il file digitale veniva proiettato su un foglio di carta fotografica con il procedimento detto wet, quindi carta fotografica autentica e procedimento bagnato, non i procedimenti dry che sono ormai in uso in quasi tutti i laboratori Minilab, e quindi le stampe o a sublimazione o anche le stampe in jet, che sono i cosiddetti procedimenti dry. Nel workflow del negativo colore sono rimasti in pochissimi a stampare da ingranditore su carta fotografica autentica colore in modalità manuale. Mentre invece, per quanto riguarda il bianco e nero, le cose sono molto diverse. Si può scattare in digitale, convertire il file in un file bianco e nero e stamparlo in modalità dry. Quindi si può scattare anche direttamente in bianco e nero, perché ci sono delle fotocamere relativamente di recente, sono state progettate e prodotte e desiderate da tantissimi, soprattutto un modello specifico di fotocamera, che è una fotocamera completamente monocromatica, quindi non ha la matrice di Bayer e scatta direttamente in bianco e nero digitale, con l'enorme vantaggio che, mancando la matrice di Bayer, che poi alla fine è un filtro, chiaramente ne guadagna la qualità e la risoluzione del sensore. Questo mi sembra ovvio, perché voi sapete che davanti al sensore puro c'è comunque un pacchetto di filtri, c'è il filtro anti-aliasing, c'è la matrice di Bayer, c'è il filtro passo basso, che è quello che serve per evitare che la radiazione infrarossa colpisca il sensore, perché, se non lo sapete ve lo dico io, i sensori sono enormemente sensibili. Parlando invece di bianco e nero, l'alternativa, l'unica strada percorribile, autentica, coerente, onesta, la vera sfida è quella di scattare su pellicola e stampare poi a mano su carta fotografica bianco e nero, senza inceppamenti, senza, a un certo punto, del, come lo chiamano in inglese, workflow, trasformare il negativo in un file digitale e avviarlo a una stampa, diciamo, piezoelettrica, elettromeccanica,
elettronica come piacete, come preferite. La vera stampa fine art, comunque fino a prova contraria, è una stampa su cartoncino baritato. Il cartoncino baritato può essere stampato esclusivamente da negativo bianco e nero, tranne che in alcuni casi, ci sono anche in Italia dei laboratori che hanno la cosiddetta digigrafia, hanno degli ingranditori in grado di convertire il segnale digitale di un file in un segnale elettrico, quindi all'interno dell'ingranditore sopra l'obiettivo hanno un display, il display converte l'immagine e poi proietta un'immagine digitale sul foglio di carta baritata. Però chiaramente è una strada a metà, un percorso autenticamente argentico, quindi lo scatto su pellicola e la stampa diretta con l'ingranditore è il percorso difficile, pieno di sfide insidie, ne abbiamo accennato ieri, le fotocamere che possono avere delle avarie, le pellicole che purtroppo hanno un controllo di qualità diverso rispetto a 50 anni fa, la chimica che a sua volta ha non solo un controllo qualitativo, ma anche una provenienza non sempre europea, quindi a volte viene utilizzata una chimica che non è la chimica perfetta che era disponibile 20 o 30 anni fa. Quindi con tutte queste insidie, con queste sfide, non ultima arrivare al 45esimo fotogramma per capire a quel punto che il rullino non l'avevi agganciato, con tutte queste sfide fai come fa l'alpinista che a mani nude, sfidando saracchi, crepacci, slavine, frane, valanghe, chiodi che si staccano, arriva in vetta, se ci arriva. Questo è il percorso autenticamente argentico e comunque è il percorso ufficialmente sdoganato a livello mondiale per poter dire questa è un'autentica stampa fine art. E poi, se qualcuno, per esempio, scatta in bianco e nero su pellicola, sviluppa e poi scansiona e affida poi il file o a un ingranditore come i Devers francesi, quindi diciamo analogico digitali, o stampa con una stampante in getto sublimazione, è un po' come qualcuno che di fronte al Monte Bianco fa una parte della salita con gli scarponi a piedi e poi però l'ultima parte la fa con la funivia. E quindi se anche arriva comunque in vetta, ha più probabilità di arrivare in vetta, ma non possiamo metterlo allo stesso livello di un alpinista che da 0 metri sul livello del mare arriva in questo caso a 4810 metri. Poi qualcuno mi potrà dire, ma l'importante è la fotografia, cioè la stampa finale, l'importante è il risultato finale, non è lo strumento. Non è vero, ieri ne abbiamo parlato di altre arti come descrittive, come la letteratura. In letteratura lo strumento è assolutamente alla portata di tutti, cioè tutti sanno impugnare un abiro, tutti sanno usare un computer e usare un programma di composizione come Word, eccetera. Quindi nella scrittura la differenza tra un mediocre scrittore e un romanziere sta in quello che ha nella testa, non nello strumento che impugna. Lo strumento è veramente proprio uno strumento, ripeto, alla portata di qualunque persona che sia stata alfabetizzata. In fotografia le cose sono diverse. Lo strumento intanto non è alla portata di tutti. Poi, scrivere una poesia usando una penna o una tastiera non cambia il senso finale della poesia, se il poeta ha una chiara idea in testa. Invece, fare una fotografia usando una fotocamera pellicola piuttosto che una fotocamera digitale, usando uno smartphone piuttosto che un banco ottico, lo strumento in ogni caso condiziona l'atto fotografico nel bene o nel male, quindi con lati vantaggi e svantaggi, e porta comunque a risultati finali differenti. Se tu fotografi con un banco ottico, con la pellicola piana, hai bisogno del treppiede, sicuramente farai una fotografia decisamente statica. Con questo non voglio dire che la fotografia statica è una fotografia negativa, ma certo non ti metterai a fare reportage, ok? Quindi a seconda del genere fotografico ci vuole lo strumento adatto. Mentre invece un romanziere che scriva un giallo, un romanzo d'amore o un saggio di guerra, se usa la Biro Big Blue, il risultato finale non cambia. Quindi in fotografia c'è poco da fare, lo strumento
che deve essere chiaramente ammansito e addomesticato dal fotografo, comunque a condizione del risultato finale. Se scatti su pellicola bianco e nero, sei condizionato dal mezzo e arrivi comunque a un risultato finale diverso che se tu avessi invece scattato con altri strumenti, per esempio in digitale, perché proprio l'approccio, anche l'approccio psicologico, anche l'approccio sentimentale tra il percorso argentico e il percorso digitale è completamente diverso. Di solito la gente quando scatta su pellicola ha un livello di consapevolezza ben superiore anche quando scatti in digitale. Primo, anche se hai diversi rullini con te, hai comunque un numero di fotogrammi che non puoi superare. Tu puoi fare anche 8, 9, 10 rulli, poi però te devi anche sviluppare 8, 9, 10 rulli, provinare 8, 9, 10 rulli e poi scegliere a fatica fra 10, 20 provini là le foto migliori. Se tu scatti in digitale con una scheda semplicemente a 64 giga, ha un'autonomia di scatto di 5-10.000 scatti. Quindi voglio dire, puoi scattare a raffica e vedere a un certo punto se fra le 300.000 foto ce n'è una buona. A questo punto, scattando a raffica, non soltanto tecnicamente non badi molto alla valutazione dell'esposizione, a se ci sono alte luci, basse luci o cose del genere, perché poi c'è Light Dynamic Range, quindi puoi compensare queste differenze con i software. Ma hai anche meno consapevolezza perché dici, beh, non è venuta la prima e verrà la seconda. Quando invece l'approccio è argentico, 36 pose se stiamo lavorando nel formato 24-36, 12 pose se lavoriamo nel medio formato, ma nel medio formato se scatti in formato 6x7 le 12 pose diventano 10, se scatti in formato 6x9 le 10 pose diventano 8. D'accordo? Poi dopo puoi cambiare il rullo, ma quando hai a disposizione comunque 8 scatti, beh, non è come avere a disposizione 800. Quindi non solo sei molto più consapevole nell'approntare nella maniera tecnicamente migliore la messa a fuoco, il calcolo della profondità di campo e soprattutto l'esposizione, ma anche a livello di inquadratura, a livello di approccio, a livello di scelta tra dire questa foto la faccio, questa foto non la faccio, sei molto più consapevole. La cosa più difficile in fotografia non è fare click, la cosa più difficile è non fare click, cioè rendersi conto che quello che stai guardando a occhio nudo non può essere tradotto fotograficamente. Il problema è che noi vediamo questi manufatti che sembrano tecnologicamente straordinari, queste macchine digitali, questi videoproiettori, questi computer, ma anche una semplice macchina fotografica a pellicola, magari di marca tedesca, crediamo che abbiano all'interno qualcosa di incredibile, di meraviglioso, di straordinario, di tecnologicamente ultra avanzato. Ci dimentichiamo che dietro al mirino giace il nostro occhio e nella maggior parte dei casi dietro al chiasma ottico, dove si incrociano le immagini provenienti dai due occhi, qualcuno ha un cervello. Le potenzialità del cervello sono immensamente superiori rispetto alle potenzialità di qualsiasi macchina fotografica. Il cervello è molto più raffinato, è molto più evoluto di una fotocamera, ha potenzialità evocative immense rispetto a una fotocamera. Quindi, a volte, per l'occhio umano, la fotografia, quindi anche una semplice foto in bianco e nero, è semplicemente uno spunto evocativo, dove in un decimo di secondo l'occhio apprende l'immagine e tutto quello che c'è, non c'è, che manca, lo costruisce direttamente il cervello. Quindi continuiamo a sopravvalutare, secondo me, lo strumento rispetto invece a quello che è l'utente finale del workflow, che è l'essere umano. Se ci piaccia o no, ripeto, l'essere umano rimane ancora la macchina biologica naturale più sofisticata che esista sulla faccia della Terra. Rolley è un'azienda che purtroppo non esiste più. Però il brand Rolley è in mano agli eredi della famiglia Rolley ed è stato già usato più volte recentemente nel mondo della fotografia, perché comunque è un brand estremamente iconico. Rolley, in quanto Rolley, Frank Heideke,
quelli che hanno inventato la Rolex con il marchio Rolex non c'entrano niente. Però Rolex è un nome molto evocativo, quindi un'azienda tedesca ha pagato le royalty agli eredi della Rolex, ha usato questo brand Rolex per marchiare una serie di pellicole, sono 9 o 10 emulsioni, che erano le ricette, come si dice in gergo, della compianta Agfa, che purtroppo ha chiuso, un'azienda nata alla fine dell'Ottocento. Rolex ha ripreso le ricette, in gergo ricetta sarebbe la chimica delle varie emulsioni, e le ha continuate a far produrre da una consorella di Agfa, che è la Agfa Gevaert, che sta a Morsel in Belgio. Quindi ci sono 9 emulsioni brandizzate Rolex che vengono fabbricate dall'Agfa Gevaert a Morsel in Belgio e poi vendute sul mercato. Perché Rolex? Perché non Fomapan, senza nulla togliere alla Regia Cecoslovacchia, che tra l'altro ha dato i natali a personaggi straordinari come Franz Kafka? Perché non l'Acros di Fuji? Perché per esempio l'Acros 100, che è una delle più belle pellicole mai inventate al mondo, Fuji ha deciso di dismetterla, per esempio. Perché non la straordinaria Kodak, che ha avuto la market share del mercato delle pellicole praticamente dalla fine dell'Ottocento fino agli anni Ottanta, finché non ha inventato il sensore digitale? Perché non la grande e britannica Ilford? Perché, a mio parere, in questo momento Rolex, non a mio parere, nella realtà è quella che offre il maggior numero di emulsioni possibili. Quindi ha una gamma di emulsioni che non ha nessun'altra azienda al mondo. Allora, questo strano oggetto nero che vedete qua è la Rondinax, in cui ho provato questo oggetto della Agfa, della compianta Agfa, che è stato ingegnerizzato nel 1935, che è una sviluppatrice per fotoamatori, per appassionati, che permette di caricare la pellicola in luce. Mentre oggi non ho la Rondinax, dovrò sviluppare tante pellicole, sarò costretto a caricare la pellicola al buio. Quindi la Rondinax già negli anni 30 permetteva di caricare la pellicola nella spirale senza spegnere la luce e procedere poi allo sviluppo, arresto, fissaggio e lavaggio normalmente in daylight come qualsiasi tank. Questa pellicola in realtà è la figlia di primo letto della compianta APX25 di Agfa, quindi è una pellicola sensibilità 25 ISO, grana praticamente inesistente se opportunamente sviluppata naturalmente, disponibile sia nel formato 24-36 che nel formato 120, che anche in pellicola piana 4x5 pollici. E ieri ho anche detto che nessuno si azzardi a chiedere se Rolex fa anche la pellicola piana in formato 13-18 o 20x25 cm, perché qui andiamo nell'esoterismo fotografico, tra l'altro squisitamente statunitensi, che sono tra i più grandi consumatori di pellicole piane, ma secondo me quando hai oggi nel 2019 una pellicola, un'emulsione sdoganata nel piccolo medio e nella pellicola piana 4x5, direi che accontenti il 150% della gente. Questa pellicola, come altre che vado a presentare, anziché essere stesa su triacetato, che è la base, una volta era la celluloide, come la pellicola cellulare, altamente infiammabile, per proprio motivi di ordine pubblico, di rischio, di pericolo proprio, delle vecchie pellicole cellulografiche in cellulosa che non potevano essere trasportate sui mezzi pubblici, nel senso che quando si spostavano le piste cinematografiche da una sala cinematografica all'altra, i garzoni andavano in bicicletta, ma non potevano salire sul tram, da tanto era infiammabile la cellulosa, una delle due, non mi ricordo più qual era. Quindi da lì è stata Kodak ha brevettato il triacetato. Il triacetato è una molecola che si usa per fare la base delle pellicole, serve per fare le... Con il triacetato si fanno le pellicole fotografiche, non questa, si fanno le fodere delle giacche, dei vestiti, e si fanno i filtri delle sigarette. Cioè, al netto della fodera della giacca, comunque serve per fare prodotti consumabili, non riutilizzabili. Quindi sotto al triacetato c'è un business incredibile, perché parlando di sigarette, una sigaretta una volta terminata la si butta, il filtro non può essere più utilizzato, una pellicola una volta sviluppata si butta, no, non è vero, non si butta, ma non può essere più utilizzata. Quindi diciamo che il triacetato è una base consumabile che fa parte, diciamo, della vecchia scuola, dove tutto quello che si usava non poteva essere usato una seconda volta.
Il digitale è quello che ha ucciso letteralmente il business della fotografia, che era la vendita della pellicola, ma soprattutto la stampa delle fotografie, cioè il consumabile, che era il vero valore aggiunto, con ricarichi surreali ma corretti, di cui potevano disporre le aziende e i negozianti. Questa pellicola è stesa su polietilene tereftalato. Lo dico una volta sola, perché allora, polietilene tereftalato. Non mi chiedete cos'è. Comunque, nella pratica è più sottile del triacetato, una volta sviluppato è molto più cristallino del triacetato, quindi non ha quella base, quella maschera grigia tipica di tutte le altre pellicole in commercio su base di triacetato, e questo significa che è molto più nitida da stampare e, diciamolo, e lo vedremo anche oggi pomeriggio, è anche molto più facile da riprodurre in modalità digitale, proprio perché manca questa maschera grigia di base. Quindi RPIS 25, massima acutanza, minima grana, può essere esposta anche a 50 ISO con un guadagno di uno stop, e si può anche sviluppare come diapositiva. Se sviluppare come diapositiva c'è una chimica apposta, oppure si manda, come altre pellicole di cui abbiamo parlato ieri, all'agenzia Luce a Trieste, che fa l'inversione da negativa a positiva, come si faceva una volta con la pellicola alfa scala. Qui non ho segnalato quali sono le linee per millimetro, però la RPIS 25 credo che arrivi a 160-180 linee per millimetro, che è un livello di risoluzione ridicolo rispetto a un sensore dell'ultima generazione digitale, ma in fotografia 180 linee per millimetro sono una quantità incredibile. Questa è la compianta PIS 100 di Agfa, è su base, chiaramente la RPIS 25 è una pellicola da tre piedi, ovviamente usare la mano libera è pressoché impossibile. Poi qualcuno ha detto: io ho un obiettivo 1.2 luminosissimo, d'accordo, però tu non è che puoi vivere sempre a tutta apertura. A, B, il giorno che devi mettere un filtro arancio i 25 ISO scendono a 8 ISO, quindi anche in una giornata quasi di sole una pellicola a 25 ISO non può essere usata a mano libera. E secondo me, tra l'altro, al netto di quella che viene sdoganata come la street photography, la vera fotografia, per diversi generi fotografici, la si fa usando il treppiedi. Ma il treppiedi non serve per evitare le foto mosse, non serve per fare le foto di notte. Il treppiedi serve per fare un'adeguata e corretta composizione e inquadratura. Perché soltanto facendo in modo che la fotocamera venga sorretta da un treppiede e con i movimenti di una testa a tre movimenti, non le teste a sfera, dove sblocchi tutti i movimenti e poi li blocchi all'ultimo, quindi con un perfetto bilanciamento dell'inquadratura, tu veramente decidi, come fa il pittore, quale parte della realtà che hai di fronte tu vuoi tagliare e portare sulla tela del pittore, sulla pellicola del fotografo. In più, quando tu lavori su tre piedi, puoi decidere di fare dei bracketing, per esempio, di esposizione, oppure puoi decidere di fare delle foto facendo dei bracketing di fuoco, quindi magari focheggiare il primo scatto a 2 metri, l'altro scatto all'infinito chiudendo il diaframma, o puoi fare delle foto con o senza filtri, ma tutto questo, siccome la scena è la stessa, senza voler cambiare l'inquadratura. Se la macchina non è su tre piedi, tu ogni volta cambi di poco l'inquadratura. Quindi, secondo me, il treppiedi non è un accessorio della macchina fotografica, è come l'obiettivo qualcosa che puoi mettere e togliere, però quando tu prendi la macchina fotografica, se hai tolto l'obiettivo, glielo metti. Ecco, secondo me dovresti anche mettere il treppiedi. 100 ISO chiaramente sono due stop in più rispetto a 25 ISO. La base è un triacetato, ha una buona gamma tonale, diciamo che è una pellicola per uso generalista, ed è una 100 ISO, quindi comunque è una pellicola con una grana decisamente contenuta. RPIS 400, questa nasce dalla compianta APX 400 di Alfa, è una 400 che può essere tirata fino a 3200 ISO, anche questa è su triacetato, e anche questa è disponibile, piccolo, medio formato e 4x5. Retro 80S, qui torniamo al polietilene tereftalato, quindi la base è tetra, è una 80 ISO, quindi una sensibilità decisamente bassa, grana estremamente fine, alta risoluzione, e guarda caso gli 80 ISO sono tra l'altro sensibilità della famosa nostra patriottica, purtroppo attualmente compianta, Ferrari P30. Quindi gli 80 ISO
non sono un numero a caso, ma ci sono stati già diversi casi di pellicole e cinematografiche e fotografiche da 80 ISO. Quindi anche questo è su base PET ed è disponibile questa soltanto in formato 35-120, la pellicola piana della Retro 80S non c'è. Superpan 200. Allora, la Superpan 200 in realtà è il clone della compianta Agfa Scala. L'Agfa Scala negli anni 90 era una pellicola bianco e nero diapositiva, quindi c'erano due laboratori, uno a Milano e uno a Roma, che la sviluppavano direttamente come diapositiva. In un momento in cui non c'era il digitale, se un fotografo riceveva dal suo cliente una commissione di foto in bianco e nero, aveva due scelte: lo scattava in negativo bianco e nero e stampava per dare poi le positive al fotoritista e comunque per vedere in positivo insieme al cliente la stampa, con dei costi e dei tempi piuttosto lunghi, oppure scattava direttamente in diapositiva. Consegnava la diapositiva al cliente, tendenzialmente o in formato 120, e poi la pellicola andava dal fotoritista, veniva stansita e veniva poi riprodotta come diapositiva. Ma già negli anni 90 l'Agfa Scala, molte persone, pur costosissima, la sviluppavano già direttamente come negativa e non come diapositiva. Col fatto che qui c'è una quantità di argento incredibile, quindi questa pellicola da 200 ISO ha una gamma tonale come quasi nessuna pellicola al mondo. Quindi l'Agfa Scala, molti la usavano già pur strapagandola come negativa per beneficiare di una grandissima gamma tonale, tipica del diapositivo. La Superpan 200 è nativa per essere sviluppata come negativa e non come diapositiva, ma anche la Superpan 200 col kit di inversione può essere trasformata in diapositiva bianco e nero. Anche lei è su base chiaramente polietilene, che ha il grandissimo vantaggio rispetto al triacetato di asciugare in 20 minuti. E quindi hanno questo vantaggio assoluto di poter proprio scattare, sviluppare e consegnare la negativa quasi in tempo reale. 180 linee per millimetro. Arriva fino a 750 nanometri di visualizzazione dello spettro, il che vuol dire che usando già un filtro rosso 25A o un rosso scuro, inizi a intravedere la gamma dell'infrarosso. Quindi non è una pellicola infrarosso, diciamo che è una pellicola quasi iperpancromatica, utilizzata con il filtro verde, giallo chiaro, giallo medio, arancio, si comporta come una pellicola pancromatica. Ma già usando il rosso, il 25, il rosso scuro che è il 28, il 29A o addirittura l'IR, diventa quasi una pellicola infrarossa. Quindi diciamo che è una sola pellicola che puoi durante lo shooting manipolare in modalità pancromatica o quasi infrarosso, ed è un grossissimo vantaggio. Retro 400S, di nuovo la base è sempre il polietilene, il PET. 110 linee per millimetro, notate le differenze. Qui abbiamo 180 linee, questa chiaramente ha uno stop in più, però da 180 linee passiamo a 110 linee per millimetro, ed è il motivo per cui io caldeggio sempre, soprattutto in giornate fredde come queste, caldeggio l'uso del treppiedi. Perché sacrificare delle 200, 100 linee per millimetro per poter scattare a mano libera, quando usare i piedi può usare una pellicola di sensibilità inferiore e avere il doppio della risoluzione? Perché i giochi in fotografia argentica lo si fanno partendo dalla scelta della pellicola. Più viaggi comodo, e meno qualità porti a casa. Con questo è un corso di tecnica fotografica, non di arte fotografica, quindi io non sto dicendo che una foto con un'enorme nitidezza è migliore di una foto con una nitidezza più bassa, però vi sto spiegando come ottenere l'eccellenza tecnica, che non significa che poi sia un'eccellenza artistica. Cioè, l'eccellenza tecnica la si ottiene così. Poi uno, con la consapevolezza di cui parlavamo ieri, può decidere se fare buon uso delle 200 linee per millimetro, accontentarsi di 100 linee per millimetro, avere una grana praticamente invisibile o avere invece una grana decisamente marcata, perché anche la grana è un linguaggio fotografico. Quindi i miei sono suggerimenti tecnici e non artistici. Ok? Quindi la 400S può tra l'altro essere sotto sovraesposta push and pull fino a due stop, quindi può essere usata
o con una 100 ISO, quindi la puoi usare a 400 ISO o a 100 ISO fino a 1600 ISO, chiaramente lo devi scegliere all'inizio, non lo puoi scegliere. La Retro 400S di nuovo è una pellicola iperpancromatica, ma è più iperpancromatica della Superpan 200, quindi questa col filtro, già col filtro rosso, sembra quasi una pellicola infrarosso. Ripeto, quindi effetto wood, schiarisce la vegetazione, cieli quasi completamente neri, gli specchi d'acqua fermi diventano completamente neri, hai questa visione della realtà bianco e nero decisamente onirica. Piace o non piace, io l'adoro, a qualcuno non piace, questa è un'altra di quelle pellicole che tu puoi usare in modalità pancromatica o iperpancromatica e sviluppare poi tutto insieme, chiaramente 36 e 12 fotogrammi. Allora, beh, per questa ci sarebbe da fare un workshop dedicato, ripeto, per chi vuole cominciare a avere degli assaggi, se va sempre sul mio sito gerardobonomo.it, io ho fatto già due o tre articoli, due o tre video su come si usa questa. Questa è una pellicola realmente infrarosso, ha i grandi vantaggi rispetto, come dicevo ieri sera, alla compianta Kodak Infrared, che la pellicola si carica e si scarica in luce attenuata e non nel buio più assoluto, come era necessario fare con la Kodak Infrared. Può essere sviluppata in daylight, quindi con la tank, una volta caricata al buio la pellicola si può sviluppare in daylight, mentre la Kodak Infrared doveva essere anche sviluppata al buio completo, anche se la tank era tenuta di luce. Quindi ha dei vantaggi immensi rispetto alla Kodak Infrared. Tra l'altro ha una sensibilità nominale accertata, reale, mentre la Kodak Infrared non aveva una reale sensibilità nominale perché è sensibile solo alla radiazione infrarossa, restituisce tutti gli effetti della Kodak Infrared, quindi l'effetto wood, i cieli neri, non restituisce l'effetto aura. La Rolley Infrared, questa è la Superpan 5, questa qua è l'emulsione, questo è lo strato antialo, quindi questa è la parte che si appoggia sulla presso la pellicola, questa è la parte che guarda, diciamo, la realtà. La Rolle Infrared ha lo strato antialo, che la Kodak Infrared invece non aveva, quindi purtroppo la Rolle Infrared non restituisce l'effetto aura di cui parlavo appunto ieri. Quindi la Kodak Infrared nelle zone di alto contrasto, quindi qualcosa di molto luminoso sullo sfondo di qualcosa di scuro, veniva circondato da questo effetto proprio di aureola, perché mancando lo strato antialo la luce poi tendeva a spandersi all'interno dell'immagine e rendeva le immagini ancora più oniriche. Quindi la vegetazione bianca, i cieli neri, nuvole bianchissime, specchi d'acqua neri, in più questo effetto aura. Sembrava veramente frammenti di un sogno. Questa pellicola usata senza filtri è una normalissima pellicola pancromatica, inizia già ad andare prepotentemente sull'infrarosso con il filtro 25A, il primo, oppure con rosso scuro, usata con il filtro IR72, quindi il vero filtro infrarosso, che trattiene tutta la radiazione del visibile, fa passare soltanto la radiazione dell'infrarosso, ti permette di ottenere il vero, reale, puro, splendido, perfetto infrarosso. E questa pellicola è disponibile in 35 mm, in 120 in pellicola piana 4x5. Qui non vedrete altre pellicole di Rolle come la Orto 25, che è una pellicola ortocromatica, quindi non è sensibile alla radiazione rossa della 25 ISO, e altre due o tre pellicole particolari di Rolle che non sono, diciamo, di uso prettamente amatoriale. Però siamo già arrivati fin qua, vi ho fatto vedere diverse pellicole e direi che in questo momento Rolle è quella che ha la panoplia del maggior numero di emulsioni che esistono sul mercato. C'è anche la Orto, è stata appena rifatta la ricetta, c'è il nuovo Orto 25 Plus, hanno cambiato qualcosa dell'emulsione, quindi poi a seconda dello sviluppo può dire dei contrasti tra altissimo, usando degli sviluppi dedicati a quello normale, elevata acutanza, lettura, fine, minimi dettagli, completano la lista delle cartrici. Questa, diciamo, è la pellicola proprio per le produzioni. E si può utilizzare sia come negativa che come diapositiva, è priva completamente di grano. Vabbè, questa è una pellicola francese, la Panto 400, una pellicola particolare, questa è un'azienda francese che fa solo questa pellicola, 400 ISO, con una serie di carte, una serie di chimiche abbastanza interessanti. Qua ne ho parlato tanto ieri, ma adesso devo circoncidere la chiacchierata. Questa è la P30, una pellicola che è stata brevettata i primi di aprile del 1958 nella ridente azienda Ferragno situata a Cairo Montenotte dell'Entroterra Savonese. Qualche anno fa
è stata ripresa in mano la ricetta originale, è stata riproposta, diciamo che la cosa ha funzionato per alcuni mesi, poi ci sono stati dei grossi problemi tecnici che hanno costretto questi valentissimi italiani a interrompere la produzione. Fra un mesetto sarà nuovamente disponibile la Ferrari P30, hanno leggermente modificato l'emulsione, però fino al 31 dicembre del 2019 sarà disponibile soltanto negli Stati Uniti. Il distributore della Ferrari, della pellicola Ferrari P30 e delle pellicole Rolling è l'appunto Photo Group di Milano. È un'azienda che ha 72 anni, una volta si chiamava Karl Binzer, che è il nome del fondatore, uno svizzero tedesco. Adesso l'azienda è gestita da due dei 4-5 figli di Karl Binzer, che sono Felix Binzer e Yvonne Binzer. Alla Butto Photo Group è possibile trovare tutto il possibile e l'impossibile nel mondo dell'argentico, sia bianchinero che color. Loro fanno anche direttamente in sede, in maniera eccezionale, lo sviluppo delle negative C41, lo sviluppo delle pellicole E6, vendono ancora ingranditori, accessori per camera oscura, tutto. E poi, oltre ad avere le pellicole Rolly e tutta la chimica e le carte Rolly, hanno tutte le pellicole, la chimica Ilford, eccetera. Tutte le volte che si va a manipolare la sensibilità nativa di una pellicola, comunque si crea una alterazione. Se poi parliamo di una gamma di pellicole che vanno da 25 fino a 400 ISO, allora, se vuoi usare una pellicola a 400 ISO, compra una pellicola a 400 ISO. Se vuoi usare una pellicola a 25 ISO, compra una pellicola a 25 ISO. Ma perché, avendo tutta questa gamma di sensibilità nominali, al netto di tirare il 400 a 3200, perché non esiste la 3200 ISO, tu mi sovraesponi una pellicola anziché scegliere la fonte. Quindi la prima scelta è la sensibilità che vuoi veramente. Un'eccellenza tecnica non sempre poi partorisce un'eccellenza artistica. Però io oggi vi spiego come si fanno le cose, come dicono in Toscana, a modino, senza però permettere dei giudizi di alcun genere su chi esce dal seminato. Ma per uscire dal seminato tu devi anche sapere dove è stato seminato. Il medio formato perché? Perché più è grande la negativa, e non soltanto hai meno grano sulla stampa finale, ma questo è relativo, ma più è grande la negativa, a parità di negativa, maggiore la gamma tonale. Cioè, se tu hai una pellicola 24-36 e stampi anche soltanto nel formato 24x30 cm, per ottenere una bella stampa avrai molte più difficoltà, sormontabili, se lo sai, se sei uno stampatore provetto, che se invece tu avessi scattato già il medio formato, perché il medio formato a parità di ingrandimento ti dà una gamma tonale maggiore, ma non perché è diversa l'emulsione, a parità anche di emulsione. E questo è il motivo per cui oggi chi approccia o riapproccia il bianco e nero a volte parte dal piccolo formato, il formato 35 mm, ma molto spesso, a seconda poi del suo genere fotografico, atterra sul medio formato. Non è una questione di definizione o grana, è una questione di gamma tonale. Cercando di insegnarti l'eccellenza, la gamma tonale nella fotografia in bianco e nero è tutto. La gamma tonale è quella scala semi-infinita di grigi che stanno tra il bianco e il nero. Maggiore è la gamma tonale, migliori sono le potenzialità di stampa. Maggiore la grandezza del negativo, maggiore la gamma tonale. Detto questo, passiamo al concetto di esposizione. Allora, quando si lavora su negativa bianco e nero, si deve ragionare in modo inverso rispetto a quando si scatta su diapositiva o in digitale. Su diapositiva o in digitale è sempre meglio sottoesporre leggermente. In digitale c'è il famoso punto bianco 256 di Photoshop, all'interno del quale non c'è nessun tipo di informazione. Quindi se tu tendi a sottoesporre leggermente, hai molta più probabilità di catturare tutti quelli che sono i soggetti nelle zone delle alte luci, potendo poi recuperare tutti i soggetti che ci sono nelle zone delle basse luci. Col negativo è esattamente il contrario. Cioè,
sarebbe meglio esporre correttamente, ma nel dubbio è sempre meglio sovraesporre leggermente. Perché? Perché il punto 256 del negativo, in realtà è quello invertito, sono le zone in ombra o quasi prive di dettaglio perché sono scure e che risultano trasparenti letteralmente sul negativo. Una zona del negativo trasparente non ha informazioni. Se invece voi sovraesponete, catturate tutte le zone in ombra, quindi riuscite a trovare del dettaglio nelle zone in ombra e troverete delle zone del negativo quasi completamente nere, dove anche con il lupe non vedete dettagli, quindi le zone cosiddette bruciate. Ma quelle zone bruciate in realtà per diversi stop sono recuperabili in stampa. Quindi, utilizzando il processo che gli anglosassoni chiamano il burning, cioè la bruciatura, in fase di stampa, dopo aver dato la prima esposizione al negativo, tutte le zone nere, dense, bruciate, raddoppiando, triplicando in quelle zone circoscritte i tempi di posa, permettono di tirar fuori tutti i dettagli che voi non riuscite a vedere ad occhio nudo. Se invece sottoesponete, non avrete zone troppo scure, sul negativo, dense, ma avrete delle zone bucate e trasparenti. Lì, il contrario del burning, del dodging, cioè la mascheratura, anche se mascherate, siccome non ci sono informazioni, anche se in quel punto del foglio di carta fate passare meno luce, se non ci sono informazioni, non è che facendo passare meno luce catturate delle informazioni. Quindi se nel dubbio meglio sovraesporre, nel dubbio meglio sovrasviluppare leggermente, cioè è comunque più recuperabile un negativo leggermente sovraesposto e o leggermente sovrasviluppato che un negativo leggermente sottoesposto e o leggermente sottosviluppato. Il sovrasviluppo è un aumento dei tempi o un aumento di temperatura? Il sovrasviluppo si fa aumentando il tempo. Nello sviluppo intervengono diversi fattori, che sono la diluizione della chimica primaria, la temperatura, il tempo e l'agitazione. Quindi noi dobbiamo cercare di domare questi famosi 4 cavalli, anche se raccontavo ieri, sulla stazione centrale di cavalli alati ne abbiamo solo 2. Immaginiamone 4, dobbiamo metterli a briglia. Quindi la temperatura 20 gradi, perché tra l'altro così dichiarano le case. L'agitazione, primo minuto agitazione continua e a seguire un rovesciamento di 30 secondi, perché una iperagitazione porta a un sovrasviluppo. Quindi anche l'agitazione la dobbiamo tenere ripetibile. Parlavo ieri di alfa, una cosa è reale, è fabbricabile quando l'evento si ripete identico 10 volte di fila. Quindi temperatura 20 gradi, punto. Agitazione, un rovesciamento di 30 secondi. Diluizione, quad magnitudine. Quando comunque si parla di sovrasviluppo, quindi il push, si ottiene aumentando il tempo di sviluppo, non l'agitazione e non la temperatura. Se invece io mi parlo del tempo, il tempo è soltanto una perdita di tempo, ma è un dato certo e sicuro. Infatti, se io diluisco a 1 più 15 la Superpan 200, la sviluppo in 6 minuti e mezzo, se faccio la diluizione a 1 più 31 la sviluppo in 13 minuti, che è esattamente il doppio, quindi dimezzo la chimica e raddoppio il tempo. Ho dei dati certi, ho un workflow perfetto. Non è sempre vero? No. Ok. Per altre chimiche, a volte ci sono delle chimiche che non possono essere diluite oltre un certo livello, per esempio. Tutti gli esposimetri del mondo, interni e esterni, di qualsiasi fotocamera, o esterni, come in questo caso un Seikonic Japan L308X, lavorano sulla regola del 18%, cioè sono tarati per, in luce riflessa, vedere una realtà che riflette il 18% della luce. L'umanità ha pensato che mediamente la realtà riflette il 18% della luce. Se ha deciso il 18% è perché mediamente veramente la realtà riflette il 18% della luce. E in tutte le situazioni in cui, anche se non avete davanti un gigantesco cartoncino a coda greca di 100 metri per 40, ma avete un panorama, usate un esposimetro in luce riflessa, quindi o quello TTL della vostra fotocamera o un esposimetro esterno in luce riflessa, quindi misurate la luce che viene riflessa dal soggetto,
In teoria voi dovreste dall'esposimetro dedurre una accoppiata tempo-diaframma perfetta per fare una perfetta e corretta esposizione. Peccato che non tutta la realtà riflette il 18% della luce, ovviamente. Infatti questo era il concetto di lettura media. Abbiamo un ricco trolley nero, abbiamo un ricco muro color crema. Siete voi consapevoli del fatto che e il trolley e il muro sono investiti dalla stessa quantità più o meno di luce? Direi di sì, perché tra la poca luce che trafila dalle finestre e questa luce ambiente che è molto diffusa, la luce che arriva qua è la stessa che arriva qui. Però io qua non vedo un 18%. Vediamo quanta luce riflette il trolley. Quindi prendiamo l'esposimetro, leviamo la sua emisfera, che è quella che simula il 18% di luce con la misurazione di luce incidente, tiriamo fuori la fotocellula, ci mettiamo in questa posizione, che è quello che fareste voi con le vostre ridenti macchine fotografiche, e prendiamo l'esposizione qua. A 200 ISO, questo trolley mi dice che dovrei scattare a un secondo F4. Adesso misuriamo il muro. Nella consapevolezza che sia il trolley che il muro stanno ricevendo la stessa luce, se io faccio l'esposizione del muro, mi dice un secondo F22.3. 5, 6, 8, 11, 16, 22. Cioè mi sta proponendo una sottoesposizione di 5 stop, non sono caramelle, rispetto al trolley. Ma allora, se fotografo il trolley devo esporre a F4 un secondo e se fotografo il muro devo esporre a F22 un secondo? Né l'una né l'altra. Perché? Perché uno riflette il 90% della luce e l'altro riflette il 3% della luce. Quindi se io uso l'esposimetro integrato nella fotocamera o l'esposimetro esterno e luce riflessa, se io prendo l'esposizione sul trolley otterrò un'immagine sovraesposta. Cioè l'esposimetro mi darà un dato tale per cui quel trolley diventerà grigio 18%, perché è studiato per il 18%. E se si trova davanti un oggetto scuro, non scarsamente illuminato, che riflette poca luce, otterremo un'immagine sovraesposta. Se punto verso invece un soggetto chiaro, non molto illuminato, la quantità di luce è assolutamente ininfluente. Se c'è tanta luce userò una accoppiata più veloce, se ce n'è poca meno veloce, ma è la riflessione del muro che è elevatissima. Se io punto il muro mi trovo a scattare a un secondo F22 e cosa succederà? Che farò una sottoesposizione di 5 stop, quindi il muro da bianco diventa di nuovo grigio. Quindi in entrambi i casi è sbagliato completamente il gioco dello sposo e della sposa. Se tu fai un'esposizione luce riflessa a una sposa, quelle di una volta che si vesti foto di bianco, non quelle di oggi che arrivano tutte tatuate, con un po' piercing, robe strane, eccetera. La sposa è quella di una volta, bianche. Se io fotografo solo la sposa, senza il flash, in luce riflessa, la sposa diventa grigia, sul negativo, cioè sottoesposta. Avrò difficoltà a stamparla. Se io fotografo lo sposo, che è tendenzialmente vestito di scuro, tranne quelli dell'ultima generazione, lo sposo diventerà sovraesposto. Cioè, scusate, diventerà sovraesposto, quindi diventerà chiarissimo. E io farò difficoltà a stamparlo, a restituirgli il colore dell'abito scuro. Ma allora cosa faccio? Se sono magari insieme, di solito gli sposi, almeno il giorno delle nozze, stanno cheek to cheek, che cosa faccio? Espongo sullo sposo o espongo sulla sposa? Come faccio ad avere la sposa bianca e lo sposo nero? Lavoro in luce incidente. Non misuro più la luce che viene riflessa dal soggetto, ma io misuro la luce che arriva sul soggetto. È evidente che a parità di luce, gli sposi sono vicini, la luce che arriva sulla sposa è la stessa luce che arriva sullo sposo. La sposa è vestita di bianco, riflette tanta luce, non mi importa. Lo sposo è vestito di nero, assorbe tanta luce, non mi importa. A me quello che interessa è vedere quanta luce arriva, per avere una corretta accoppiata tempo diaframma per fare una corretta esposizione per la luce che sta arrivando, non per la luce che riflettono. E se lavoro in luce incidente e misuro quanta luce arriva, sono matematicamente certo che sul negativo la sposa risulterà bianca, cioè nera,
e lo sposo risulterà nero, cioè abbastanza chiaro sul negativo. Quando lo stampo, avrò la stampa perfetta, senza dover né mascherare né bruciare lo sposo o la sposa. Quindi, un secondo F22 o un secondo F4? Luce incidente. Lo metto esattamente nel punto, al posto del soggetto, assolutamente parallelo al piano della pellicola o del sensore, a piacere, e misuro la luce che arriva. È un secondo F11. Il palmo della mano tendenzialmente riflette il 18% della luce. Quindi quando voi non avete un esposimetro per luce incidente, mettete la mano al posto del soggetto. Vediamo se è vero. Un secondo F11.5. Quando si scatta in RAW, tu ti puoi permettere l'uso di sotto sovraesporre di due stop e in camera RAW recuperi senza problemi il più 2 e il meno 2. Quando lavori con la negativa, sei in grado, se sai stampare, di recuperare un negativo sovraesposto di due stop, ma non puoi recuperare in alcun modo un negativo sottoesposto di due stop. Altra cosa da fare prima di scattare e che non puoi fare dopo: filtri. Allora, signori, i filtri sono fondamentali. Se voi non mettete il filtro in ripresa, per tentare di scimmiottare quello che avrebbe fatto il filtro in ripresa sotto le ingranditure, impazzite. Ed è giocando di mascheratura e bronciatura appannaggio di pochi eletti professionisti della stampa, che non siamo nessuno di voi. Se voi usate invece i filtri in ripresa, voi preparate il negativo e vi agevolate la stampa perfetta. Che filtri, quanti filtri? I filtri si adoperano esclusivamente se c'è qualche zona di cielo sereno, ovvero azzurro, ok? Non si adoperano se la giornata è completamente nuvolosa, perché i filtri lavorano innanzitutto sulla saturazione del cielo, la parte serena, perché ci sono questo è il polarizzatore, tutti complementari dell'azzurro. Quindi se io metto un filtro complementare dell'azzurro davanti all'obiettivo, non faccio altro che assorbire una parte sempre più progressiva della direzione azzurra e scurisco il cielo nella stampa, evidenziando le nuvole. L'importante è che ci sia almeno un buco di sereno, se no non vi servono a niente. Allora, si parte col giallo medio, che è un complementare dell'azzurro e che scurisce leggermente il cielo azzurro, ma non più di tanto. Ha l'enorme vantaggio che assorbe soltanto mezzo stop, perché poi alla fine devi scegliere, no? No? Tra il male minore e il male peggiore. Dal giallo medio poi si passa al filtro orange, arancio. Di questo ce n'è soltanto uno e scurisce in modo più drammatico le parti serene del cielo, lasciando intonso tutto il resto. Però cominciamo a berci uno stop per mezzo, che è tanta roba. Anche perché quando ci si bevono gli stop, con buona pace di chiari obiettivi 1.2, in fotografia non si tocca il diaframma, perché il diaframma serve anche per la profondità di campo, si vanno a toccare i tempi. Quando cominci a avere uno stop e mezzo, sei a 25 ISO, cominci a avere dei tempi di scatto che sicuramente i piedi non puoi fotografare. Rosso, qui invece vi posso dare i dati canonici, 25A che è il rosso normale o 28-29A che è il rosso scuro. Questo è il filtro più complementare dell'azzurro. Il cielo diventa quasi nero sulla stampa, ma contemporaneamente il rosso alza in maniera immensa il contrasto. Quindi tutte le zone che voi occhio nudo in ombra intravedete con dei dettagli, il filtro rosso viene annichilisce completamente. Quindi dovete usarlo nelle condizioni, mettendo in conto che sale molto il contrasto del fotogramma. Salire il contrasto vuol dire che scende la gamma dinamica, vuol dire che le basse luci si bucano e diventano trasparenti. È una scelta, però avete un cielo quasi totalmente nero. Questo, in accoppiata con due o tre delle pellicole che ho fatto vedere prima, è già in odore di infrarosso. Attenzione quando usate i filtri con i grandangolari, perché il cielo, se lavorate con un 50 mm, che prendiate verso est, sud-est, ovest, sud-ovest, a qualunque ora del giorno,
prendete una porzione di cielo abbastanza omogenea. Se cominciate a usare un 24 o un 21 mm, potete prendere una zona di cielo, a seconda dell'inclinazione del sole, sull'orizzonte, molto satura e un'altra molto sbiadita. Se mettete il filtro, questa differenza di saturazione si amplifica e quindi diventa instampabile la foto. Quindi, soprattutto con i grandangolari, con i filtri, cercate di lavorare sempre col sole alle spalle. Siete sicuri che col sole alle spalle la porzione pur ampia di cielo che prendete è una porzione di cielo omogenea. E attenzione a dove vi trovate. Se voi cominciate ad andare a cortina da un pezzo, a salire di livello, a salire sul livello del mare, perché a 4.000 metri di altitudine l'atmosfera è talmente rarefatta, quindi il pulviscolo atmosferico, che è quella fetta dell'atmosfera che rifrangendo la luce del sole dà questo falso colore azzurro che nella realtà non esiste, la luna mancando l'atmosfera ha il cielo completamente nero, le foto che si fanno sul suolo lunare non le fanno con i filtri, perché mancando l'atmosfera il cielo del nero cosmico, che è sempre nero. Salendo di altitudine avete sempre meno bisogno degli filtri. Ok? Sull'Everest, se vi è quello del partito, a 8.000 metri d'altezza il cielo è completamente nero, perché non c'è un disco atmosferico, non c'è l'azzurro e non c'è bisogno dei filtri. Un altro filtro interessante, che la gente crede sia nato per il colore, è il polarizzatore. Lavora soltanto sul cielo e ti toglie tutti i riflessi da qualsiasi superficie non metallica. Per esempio, ti fa deluccicare la vegetazione, te la rende opaca, che non è molto bella in fotografia. Opportunamente girato, a seconda della longitudine, latitudine, altitudine del cielo sull'orizzonte, ora, mese, giorno dell'anno e punto di proiezione, voi potete ottenere con il polarizzatore il cielo, solo il cielo, perfettamente nero. Senza però perdere gli stop che perdete per esempio usando il filtro rosso. E senza intervenire sulle cromie, perché se io metto il filtro rosso e fotografo il signore col pullover diventa quasi bianco, perché io il pullover lo trattengo nel mio filtro rosso. Il polarizzatore invece non lavora su gamme cromatiche, quindi fa entrare pur in modo monocromatico tutto lo spettro che serve per registrare una foto su una pellicola pancromatica. I filtri polarizzatori circolari hanno lo stesso effetto dei lineari, ma si chiamano circolari perché permettono all'autofocus della macchina di lavorare, ma non cambiano nulla sulla scena finale. Quindi, al netto di questo, che sia lineare o circolare, assolutamente indifferente, poi il polarizzatore viene girato e girato polarizza, ma il polarizzatore è molto più selettivo di un filtro, cioè se non becca il punto giusto, e il punto giusto dipende in quel momento della giornata, dove è posizionato il sole, dov'è il soggetto, l'azimut con cui state brandeggiando la fotocamera e altre variabili, il polar non lavora mica. Lo girate e vedete che il cielo non cambia. Invece se il cielo è azzurro, anche tiepidamente azzurro, vi sparate un filtro arancione. Il filtro arancione lavora perché lavora sul colore, non sulla polarizzazione. Se non hai comprato un filtro verde, addirittura un verde polarizzato a intensità variabile, allora il filtro verde cosa fa? Schiarisce la vegetazione e la rende più tridimensionale. Ma siccome i filtri non possono essere mai sommati fra di loro, tranne il pola e il rosso o l'arancio, il giallo e il verde, perché il pola è neutrale, siccome non puoi sommare il verde con l'arancio, devi scegliere. O privilegi il cielo e metti il filtro arancio con un grandangolare, perché ti interessa più avere un cielo saturo che avere la vegetazione più tridimensionale, oppure privilegi la vegetazione tentando di evitare di prendere parti di cielo, soprattutto se sono serene, perché sennò il cielo non viene bello saturo, e a questo punto è più tridimensionalità sulla vegetazione. Queste sono le regole fondamentali, le cose da fare prima. La scelta della pellicola, la corretta esposizione e i filtri. E poi, se la pellicola è di una sensibilità relativamente bassa, l'uso dei treppiedi, lo scatto a filo, quindi poi quando saremo sul campo vi spiego come si usa anche il treppiedi, ovviamente lo scatto a filo e possibilmente anche l'alzo intenzionale dello specchio, per fare le cose a modino. Per tutti quelli che hanno le tendine. Chi ha l'otturatore centrale invece più agevolato, e ne parliamo dopo.
gira in senso antiorario, si fanno entrare i due lembi, si fa entrare il primo, poi 4 click, 1, 2, 3, 4, si entra e a questo punto l'abbiamo presa. Questo è il signor Emilio. Emilio. Allora, quello che sto facendo in realtà non è una cosa che ho inventato io. C'era negli anni primi del Novecento una fotocamera di Kodak, si chiamava Autograph, che era una macchina che usava la pellicola 6x6. Tu facevi la foto, poi aprivi uno sportellino e con una punta tipo questa, uno stilo, potevi scrivere Autograph con la tua calligrafia, l'ora, il giorno, la data e altre cose. Incidevi la pellicola e quando poi sviluppavi la pellicola, la scritta rimaneva impressa al bordo della stampa. Allora, 500 ml adesso non ci serve. Poi, questa è l'acqua per fare il prebagno. Prendiamo un rito termometro, vediamo se per caso l'acqua è a 20 gradi. Allora, questa è l'acqua del prebagno, serve per togliere lo strato antiava, serve per inzuppare la pellicola in modo da evitare che poi quando arriviamo nel momento dello sviluppo, la pellicola essendo asciutta, quando entra lo sviluppo si formano delle bolle d'aria tra la pellicola e la spirale, nelle bolle d'aria lo sviluppo non agisce e rimangono poi delle simpatiche macchioline trasparenti sul bordo della pellicola. La macchina trasparente diventa poi una macchia nera sulla stampa. Se fosse una macchia nera sulla negativa e venisse una macchia bianca sulla stampa, con la china si può ritoccare, ma la macchia nera no. Si aprono due stargate, il primo passa una direzione 1 più 15 e sviluppo per 6 minuti e mezzo. E viene già uno sviluppo decorosissimo. La seconda è che faccio una diluizione 1 più 31, però anziché 6 minuti e mezzo, solo lo sviluppo ne dura 14. Però lo sviluppo viene assolutamente meglio, la grana più contenuta, più gamma tonale. Come si fa a ottenere 1500 ml di sviluppo a 1 più 31? 1500 diviso per 32 per 31. Perché è per 31? E 32, punto. Ok, 47 ml di soluzione. Apriamo un'altra bottiglia. Questo è il prebagno, sto preparando i bagni, cioè perché adesso quando inizio scatta il punto di non ritorno. Ma questo qua è lo sviluppo. Quindi lo scriviamo SV, che sta per sviluppo. Ne togliamo altri 500 ml e sono 1500 ml. Attenzione. Allora, questa qui tappata è lo sviluppo. Il passaggio è decisamente più costoso dell'arresto ed è anche molto più importante dell'arresto, perché tu potresti anche fare sviluppo e fissaggio e saltare l'arresto, ma non puoi fare solo sviluppo e arresto. Ok? Il fissaggio è fondamentale. Quindi il fissaggio deve essere sempre buono. Devi dargli un'aspettativa di vita. Nel momento in cui io uso l'arresto, evito che lo sviluppo mi inquini il fissaggio, per cui gli do una maggiore aspettativa di vita. Lo stop ce l'abbiamo qua. Ok, 1 più 19. Chi è che mi fa 1500 diviso 20? Dobbiamo togliere 575 per fare i precisetti. Facciamo 550. Ok. Aggiungiamo 75 ml di ipo stop, che è il nostro arresto. Adesso prepariamo l'ultimo bagno, che è l'arresto. Fissaggio, 3 minuti 20 gradi, vabbè, ok. 1 più 5. 250. Va fregato. Ok, via. Ok. Bagno, come vi ho spiegato, serve per eliminare lo strato antiava. Essendo poi la pellicola zuppa, come ho spiegato prima, quando metti poi lo sviluppo, anche se poi vedrete come si fa per far saltare sulle eventuali bolle d'aria, hai molte più probabilità che non si formino le bolle d'aria tra l'emulsione e la spirale. Capita più col 120 che col 135, però può capitare anche col 120.
quando tu rovesci lo sviluppo, chiaramente crei un turbine d'aria e acqua, qualche bolla d'aria si può incastrare qui dentro, è fisiologico, ma se tu non riesci a staccare quelle bolle d'aria, nel punto, se la bolla d'aria riesce a ingrommarsi sull'emulsione, quindi da questa parte qua della pellicola, in questo punto non agisce lo sviluppo. Se anche poi agiscono all'arresto e fissaggio, si forma, ripeto, una macchia, non essendo sviluppata, completamente trasparente e quindi, come ho spiegato prima, nera sulla stampa finale. Vi assicuro che già sviluppare 5 ruli contemporaneamente comunque non è proprio una passeggiata, perché se sbagli lo moltiplichi per 5. Facciamo partire il cronometro. Ok, allora qui non c'è bisogno di mettere il tappo e fare quelli che vedrete dopo, che sono i cosiddetti rovesciamenti, perché questa è acqua normale. Se anche si dovesse formare qualche bolla in questo momento, siccome non è sviluppo, non c'è nessun rischio per il procedimento. Quindi io, per evitare di bagnare subito il tappo, evitare poi invece in fase di sviluppo che inizia a trafilare lo sviluppo, io il bagno, il prebagno lo faccio così. Questo qui tra l'altro lo fornisco in dotazione con la spirale, io facendo questo movimento giro in senso orario e antiorario tutte e 5 le spirali che sono annidate qui dentro, e sono tutte infilate in un lungo tubo che arriva fino al bordo inferiore di questo imbuto, che è permeabile ovviamente ai liquidi, ma questo tubo, essendo dritto e arrivando sul fondo della tank, è impermeabile, se si può usare questo termine, alla luce. Nel senso che la luce è in grado di entrare, arriva sul fondo della spirale, ma siccome la luce ha la bontà di propagarsi in linea retta, non è in grado di contaminare le pellicole. E questo è il motivo per cui si può lavorare in daylight. Ok, il minuto è abbondantemente passato. Adesso avete la prova. Allora, questo qua è l'antialo di 5 pellicole. Vedete che non è che ci serva molto. Si chiama anti-alo. Strato anti-alo, praticamente è uno strato che viene messo dietro la pellicola per evitare che la pellicola, una volta che viene colpita dalla luce, la luce forma l'immagine latente, però attraversa la pellicola. Certo. E se non ci fosse lo strato anti-alo, rimbalzerebbe sul dorso e creerebbe un alone su tutta l'immagine. Adesso ci mettiamo il nostro allegro sviluppo. Adesso è partito ufficialmente lo sviluppo. Adesso si tappa. E si fa per il primo minuto rovesciamenti continui e si danno dei colpetti che servono per far saltare le eventuali bolle d'aria. Quindi agitazioni, rovesciamenti e colpetti continui per i primi 60 secondi. Questo con qualsiasi pellicola, qualsiasi chimica, qualsiasi diluizione. A temperature 20 gradi. Ok, il primo minuto è passato. Le cose che ho raggiunto sotto controllo sono la temperatura, sì, che deve essere di 20 gradi, punto. Poi la diluizione, che può variare, però ci sono delle regole. Il tempo e l'agitazione. Tutto questo deve seguire dei canoni. L'agitazione, siccome, allora, più tempo lasci più sviluppi, più diluisci più sviluppi, più alzi la temperatura più sviluppi, ma random, devi mettere dei paletti. Quindi sulla temperatura il paletto sono 20 gradi, chiaro. Sulla diluizione abbiamo messo il paletto dell'1 più 31, sul tempo abbiamo messo 14 minuti, sull'agitazione si fanno 14 minuti con un minuto di rovesciamenti continui e un rovesciamento ogni 30 secondi. Se io continuasse a rovesciare ininterrottamente per 14 minuti, otterrei un effetto sulla pellicola come se avessi sviluppato per 30 minuti. Cioè la pellicola diventerebbe quasi completamente nera, perché continuando ad agitare, rimescolando continuamente la chimica diventa molto più aggressiva. Ok, tendenzialmente più basica. Viene usato. Allora, un testino comunque lo faccio per vedere, 19.9, quindi vanno benissimo i 14 minuti, perché se fosse stato 11, per dire, è possibile, ma avrei potuto proseguire a questo punto per rimediare alla fine col bagno di sviluppo, rimettendo dentro il bagno di sviluppo. Arresto, quindi arrestiamo prima quelli sotto e poi quelli sopra, anche il nostro amato arresto
lo faccio girare. Ok, facciamo un minuto, facciamo un minuto, ma qui è abbastanza. Dal resto, anche se un minuto ne facciamo due, non cambia assolutamente niente. Via. C'è un arresto simile a base di acido citrico della Rolle che è rosa, anziché giallo. Man mano che tende a diventare trasparente, dimostra che perde di potenza. Passiamo al fissaggio. Allora, lui dice 3 minuti, i cecoslovacchi dicono 3 minuti, io ne faccio 6. Se chiedo 3 minuti, ma io non ho mai fatto un fissaggio a 3 minuti. A parte che il fissaggio può essere monitorizzato, cioè se io ipofisso, nel senso fisso meno, se estraggo la pellicola, che a quel punto non è, è al sicuro, la luce non ne può fare più niente, io guardando la parte trasparente, se la vedo un po' lattiginoso, madre perlata, vuol dire che il fissaggio non ha terminato di lavorare. Se la vedo perfettamente trasparente, vuol dire che il fissaggio ha terminato di lavorare. Quindi io il fissaggio in qualche modo lo posso monitorizzare. Un bel colpo energico di fissaggio non fa assolutamente male alla salute della pellicola. Anzi, per assurdo, se io continuassi questo movimento per 6 minuti, sicuramente non farei nessun male alla pellicola. Ma la famosa probabilità delle bolle ormai è persa, nel senso che la probabilità che adesso si formino delle bolle, che alcune zone a causa delle bolle d'aria non vengano fissate, è pari a zero. Il problema delle bolle è sempre quando la pellicola è ancora asciutta in fase di sviluppo. Perfetto. Ecco, ho già visto da qua le interlinee, ho già visto da qua che è trasparente, che sono delle parti scure. Quindi, allora, nessuna delle 5 negativi si è sfiammato durante la mia fase di caricamento. Lo sviluppo ha funzionato, perché ogni tanto capita, magari metti fissato lo sviluppo. Questa parte qui iniziale è pressoché cristallina, che devo dire che il fissaggio ha lavorato bene, e questo qua è il primo fotogramma. E questa qua è la pellicola appena fissata. Ma com'è bella! Poi capisci se io ho lavorato bene non guardando i fotogrammi, perché chi l'ha fatto magari ha sotto sovraesposto. Io lo capisco guardando le scritte a rolle e i numerini. Se le scritte e i numerini sono correttamente densi, vuol dire che io ho sviluppato correttamente. Perfetto. Qua ci vogliono 5 ml di wetting gadget in un litro d'acqua. Siccome qua è un litro e mezzo, ce ne vogliono 7,5 ml. Perché il wetting gadget troppo non gli piace. Allora, il wetting gadget è un tensioattivo. È un tensioattivo che fa in modo che, siccome non abbiamo qui acqua distillata, fa in modo che l'acqua che rimane adesa alla pellicola, non dalla parte dell'emulsione che non ci ne frega niente, ma dalla parte lucida, per gravità, essendo un tensioattivo, tende a cadere verso il basso. La cosa migliore da fare è fare l'ultimo bagno in acqua distillata, però vi confesso che l'acqua distillata non sono riuscito a prevederla, e quindi lo facciamo con acqua normale, con comunque questo tensioattivo, che già comunque è un buon risultato. Nel caso, una volta asciutte, ci fosse qualche macchiolina di calcare sulla parte, ripeto, non dell'emulsione, ma sulla parte opposta, dove appunto c'è il famoso strato antialo, prima di stampare la foto con un panno, con delicatezza, la gocciolina secca, i residui della goccia di calcare possono essere rimossi. Se si usa l'acqua distillata è meglio. Allora, 2, 3, ok. Il primo c'è così, il mio asciugamano è qua, ok, mettiamolo qui un attimo, si fa così, poi si fa così, si cerca l'incomincio. Dunque, mi serve una forbice, che è quella gialla, me la dai? Grazie. Questa parte non ci serve. Eccolo qua. Quindi, mettiamo qua, poi si fa così, poi si fa così. Ok? E poi si va sotto e si prendono i posti. E il primo è andato. Via. Questo è lì, l'umano. Vale. I ritratti,
il cappello, perfetti anche tutti i ritratti, le posizioni tutte corrette, e poi si è riuscito bene a fare anche quella specie di autoscatto guardando in macchina. Vedi? Che si è riuscito a prenderci tutti e due. Perfetta, venuta bene anche questa. E la mettiamo a posto. Ok. Allora, queste però vanno messe dritte, quindi qui mi hanno saltato un buco. Se la polvere si attacca, penetra letteralmente nell'emulsione e non si stacca più. La fortuna è che se si attacca la polvere vi trovate dei puntini bianchi sulla stampa che possono essere spuntinati con la apposita china per la carta fotografica. Quindi non sono puntini neri ma sono puntini bianchi, però se si evita è meglio ovviamente. Io prendo la mia ridente pellicola, poi magari gli dai una botta con la forbice e gli tagli gli angolini, così eviti. Poi bisognerebbe prendere un forno e dare una secca, anche se la spirale asciutta va scaldata col forno, almeno io faccio così. Poi ci sono due sferette di acciaio, tu inserisci alla luce la pellicola in questo modo, cominci a fare così e poi fai questo movimento. Il mignolo, io non prendo, Lo tieni così, quando il mignolo tocca il rullino, poi stai così, al buio, o nella changing bag, e vai avanti finché non carichi tutta la pellicola. Arrivi alla fine, però devi essere sicuro essere sicura di essere alla fine, quindi tiri, quante volte sono rimasti 5-6 minuti, perché la gente non tira e qualcosa è rimasto dentro, poi sempre al buio, vai qua al buio e tagli. Okay. Sarebbe necessario fare i provini a contatto. Quindi si prende un foglio 24x30 cm, si appoggia alle strisce di negativo e si fa i provini a contatto. Perché? Perché è negativo, una volta inserito nel vostro archivio, se non galleggia insieme al provino, voi non riuscite a capire che cosa c'è dentro. Anche perché le pergamine, quelle acid free, eccetera, sono opache, sono proprio di cartolina, quindi non riesci proprio a capire cosa c'è dentro. Il provino serve per avere un'idea vaga di quello che hai dentro. Poi, senza entrare troppo in dettagli, una volta che tu credi di aver individuato il o i fotogrammi interessanti, si fa una prima stampina, solitamente in formato 18-24 cm, per avere un'idea se la stampa veramente ha senso stamparla, sto parlando del top fine art, e una volta fatta una 18-24 dice ok, questa qui è stampabile e si passa al 30x40. Ma se nel frattempo uno, pur avendo fatto il provino a contatto, fa anche una delle riproduzioni digitali, tu non hai più bisogno della stampina di prova, perché quando fai delle ottime riproduzioni digitali e con la conversione in positivo dei negativi, tu sul tuo monitor hai un'idea estremamente chiara di come è venuta l'immagine e anche se è venuta micromossa, se è fuori fuoco, tutte queste cose qua. Questo è un pezzo dello scanner. Comincio? Sì. Questo va bene anche per il Mac? Sì, questi sono dei portapenne, ma non bene anche per me. Anche questo va bene per Mac. Anche questo va bene per Mac. Anche questo. Soprattutto se non è acquisizione. E anche questo. Questo invece, il fazzoletto, non va bene per Mac. Scherzavo, eh. Questi statini dove si trovano? Finiti. Questo pezzo qua non esiste più. Si è perso letteralmente il manfrotto degli anni 70. Ho sentito un mugolio. Ce l'avevo. Avete presente i serial killer? Più o meno sono. Questo. La genialità italiana, perché ci sono delle teste con l'attacco da 3 ottavi e da 1/4 di pollice. La Manfrotto aveva ingegnerizzato delle teste che qui avevano l'attacco da 3 ottavi, ma se tu la metti in contatto con l'attacco da 1/4 di pollice, c'è una molla, entra e tu non hai il problema. Cosa? Questo è un pezzo di mini treppiede, giusto? Questo è un pezzo del vecchio treppiedi da tavola della Manfrotto, bravissimo. È sparito per via, non te l'ho sciolato io, sarò sicuro. Non credendo. Cosa? Poi si prende
Poi si prende un diafanoscopio, detto anche negatoscopio, eccolo qua, che va a pile ma non ha pile ministilo, quindi lo facciamo andare con la corrente elettrica. Si prende un unico alimentatore, si attacca la nostra corrente, si fa così. Si prende una ricca macchina fotografica. Bravo. Si prende una vera macchina fotografica, quindi una Nikon, con tutto il rispetto per i pentaxiani, dato questa è solo una banalissima Nikon 2006. Si prende il micro Nikon, uno dei più belli obiettivi macro che esistono al mondo. Poi si prende un attacco rapido, un ricco telecomando, ahimè a filo, lo si inserisce nella sua ricca presa, poi si accende la fotocamera. Allora, si setta la macchina, quindi si controlla che sia RAW più JPEG, poi si controlla, beh, il bilanciamento del bianco è assolutamente inopportuno perché tanto stiamo lavorando in bianco e poi mettiamo sul sole, ISO 100 vanno bene, nel menu si programma l'alzo intenzionale dello specchio, quindi esposizione posticipata on, in modo che quando io faccio partire questo, prima scatta lo specchio e poi scatta l'otturatore, poi si prende una ricca livella bolla. No, è un attimo, cara. No, ma figurati. Allora, mettiamolo dritto, qua è giusto, qua è giusto. Ok, adesso cominciamo a fare un fuoco manuale. Ah sì, come faccio a fare le foto? Allora, su questa macchina ho caricato un picture control, si può fare anche con Canon ovviamente, che viene diciamo fabbricato dall'utente con un apposito programma gratuito che c'è sia per Nikon che per Canon, che mi permette, questo picture control, di convertire il negativo direttamente in positivo. Addirittura io in live view lo vedo già in positivo e negativo, e ti do un JPEG positivo e un RAW grezzo, dove chiaramente il picture control non entra. Tieni presente che io ti do dei NEF, quindi tu per aprirli devi scaricare gratuitamente dal sito Nikon Nikon View. Nikon View ti permette di aprire i NEF, regolarli e salvarli in TIFF e poi aprirli in Photoshop. La prima, lascia pure, spegniamo pure la luce, tutte le luci. Allora, la prima, ok, controlliamo. Dunque, scatta, eccola qua, scatta, perfetta, scatta, allora siamo pronti, un attimo, scatta, va bene?